Ciao ragazzi, oggi vi mostrerò una tecnica inventata da me. Si chiama il taglio perfetto. Perché il taglio perfetto? Perché con un semplice taglio riusciremo a portare la carta scelta dallo spettatore in una determinata posizione all'interno del mazzo di carte, una posizione che lui ovviamente ci dirà. Vi faccio vedere. Abbiamo un mazzo di carte regolare che andiamo a mescolare. E andiamo a tagliare in questo modo. Adesso andiamo a scegliere una carta, un sette di fiori che mettiamo all'interno del mazzo e lo andiamo a disperdere in questo modo. Dopodiché andiamo a tagliare il mazzo e adesso cosa facciamo? Ci facciamo dire un numero da 1 a 52 dello spettatore. Mettiamo il caso, ci dica il numero 22. Beh, con un semplice taglio, in questo modo, porteremo la carta scelta dallo spettatore in 22esima posizione. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22esima posizione. Il 7 di fiori. Ovviamente lo si può ripetere quante volte vogliate. Ad esempio, scoliamo il mazzo e facciamo scegliere una carta allo spettatore. Mettiamo il caso scelga 4 di cuori. 4 di cuori che mettiamo all'interno del mazzo. Andiamo a mescolare, andiamo a tagliare. Dopodiché ci dirà un altro numero, ad esempio 34. Quindi, con un semplice taglio, riusciremo a portare la carta scelta dallo spettatore in 34esima posizione. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 34esima posizione. Quindi abbiamo portato il nostro 4 di cuori come primo 7 di fiori in una determinata posizione. Questa è una bellissima tecnica che si può fare sempre e si possono fare tanti, tanti giochi, giochi di mentalismo, di predizioni. Cioè, potete dare il mazzo allo spettatore, far scegliere una carta, andare in un'altra stanza, magari farlo mescolare il tutto, poi prendere il mazzo, tagliare il mazzo e portare la carta che lui ha scelto senza saperne l'identità in una determinata posizione che ovviamente gli dirà lui. Spero che vi piaccia e niente. Ah, me ne voglio far vedere giusto un altro. Prendiamo i quattro jack. Quattro jack, andiamo a mescolare un po' il mazzo in questo modo, andiamo a tagliare e mettiamo i quattro jack sopra al mazzo e li andiamo a disperdere all'interno del mazzo in questo modo. Dopodiché andiamo un po' a tagliare il mazzo e adesso qui ho scritto 25, 26, 27 e 28. Perché? Perché porterò col taglio perfetto le nostre quattro jack in 25, 26esima, 27esima e 28esima posizione. Come si fa? Con un semplice taglio riesco a portare in 25esima, 26esima, 27esima e 28esima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28esima posizione. Cioè si possono fare anche queste cose così. Quindi, se volete giocare a poker e conoscete questa tecnica, siete infallibili, ragazzi. Guardate, un mazzo di carte regolare, 25, 26, 27, 28. Lo si può fare sempre, ragazzi. Con questo spero che vi piaccia. Alla prossima!
ciao.